nasceva il Festival di Sanremo. Dal 1951 fino al 1976, l'abbiamo detto un attimo fa, ma tu hai fatto, sono nati, i tuoi successi sono nati proprio in questo teatro. Quindi se andiamo a vedere, è più giusto che tu sia qua che in quelle produzioni Sì. aristoniane. Assolutamente sì, guarda, questa era un'altra cosa, insomma, ecco, qui c'era un'emozione che faceva tremare le gambe. Io ho visto gente di grandi calibri, tipo, che ti devo dire, Villa, Modugno, gente qui che tremavano poco prima di uscire, insomma, sì, mostravano la loro sicurezza di grandi personaggi, di grandi professionisti, però alla fine. Non è come oggi che vai a leggere la classifica dei big che sono al festival e ti domandi almeno dei tre quarti di loro chi Chi sono, da sono? dove Ma quanti escono, ecco. concerti hanno fatto E questi? appunto, Un qui anno come di fanno vita. a chiamarsi big, capisci? Allora i big che frequentavano Sanremo, questo Sanremo, dal teatro del Casinò, si chiamavano, che ti devo dire, da Mina a Celentano, a Modugno, a Villa, a Dorelli, a Little Tony, a Bobby Solo, a tutta questa gente, Milva, io stesso, onestamente, ma insomma c'ero. Ecco, quindi quando uscivi a cantare sapevi che non è che dovevi combattere con Pico Palla, hai Con capito? Clementino, senza far Vabbè, nomi. io non voglio dire niente a No, nessuno lo dico perché, io. no, ma Smetto voglio la dire, faccia. me ne frego, ma ecco, sapevi che avresti dovuto battere, che ne so, Luigi Tenco, per dire, hai capito? O Milva, o Mina, o Lavanoni, e che era tutto dire, insomma. Poi si cantava, i debuttanti, diciamo, al festival cantavano insieme ai grandi professionisti che magari c'erano già stati e magari l'avevano anche vinto, capito? La Marisa Sannia, per esempio, che esordì con quella mia canzone, con Casa Bianca. Casabianca, lei era la prima volta che arrivava al festival, e del resto anch'io, l'anno prima era stata la prima volta che ero arrivato al festival, e Bobby Solo anche aveva debuttato da debuttante al festival. Quindi era quando ti trovavi a dover combattere con gente di quel calibro lì, è certo che avevi la tremarella, hai capito? Oggi invece pare che escono nel salotto di casa loro a cantare, cioè non avverti assolutamente nessuna emozione Guarda, questi l'abbiamo ragazzi. scritto in questi giorni, però se andiamo a vedere ci sta, hanno un po' ucciso la melodia, cioè nel senso la melodia, la canzone, cioè rimaneva proprio, era orecchiabile perché? Perché vi era Ma più melodia. lo sai come si ottiene la melodia? Scrivendo canzoni che si basino su un giro armonico semplice, bastano quattro accordi e quei quattro accordi ti costringono a una melodia altrettanto semplice, capito? Qual è la differenza? Che noi in quel periodo eravamo tutti un po' naivi come autori, come musicisti, eccetera. Sì, io strimpellavo un po' la chitarra, così qualcun altro, forse il pianoforte, ma non si andava oltre un giro armonico, capito? Oggi invece i ragazzi si sono acculturati, hanno studiato, hanno fatto musica, sono andati al conservatorio e quindi loro armonizzano le canzoni con la loro capacità di mettere armonie difficili anche, capito? Avendole studiate, non si contentano più di fare un giro armonico Certo, è semplice. vero, Oh, vanno più sul tecnicismo. bravo, tu però così costringi la melodia a seguire delle armonie difficili, capito? E la melodia per forza di cose poi sarà altrettanto difficile ed è per questo che non entra più. Un conto è scrivere, c'è una volta una gatta che aveva una macchia da, che da da. Che da lì, vedi, questo è un giro armonico di Do. Entra subito in Non testa. solo, ma tutte le canzoni di Gino Paoli, È vero. grosso modo, hanno il giro armonico di Do e le mie hanno tutte il giro armonico di Mi. E tu hai anche menzionato in una tua bellissima canzone, Regina, tu menzioni Gino Paoli. Sì, Pensa un po' perché. il tuo essere umile e No, ma artista. guarda, io l'ho sempre fatto, ho scritto una canzone intitolata Come Adriano, ho Sì, citato. qua Ecco, ecco. ci tengono il tempo, si inizia e andiamoci ad ascoltare Sognando Va e bene, pubblicizzare Pianeta è d'Oro. pieno Grazie Angelo. d'oro, sì. No. Non si